al Tardini, il Parma che non vince da 9 turni, cerca i 3 punti per lasciare la zona B contro la Samp, 2 vittorie nelle ultime 3 partite. Il controllo di Pezzella, mette giù, il cross in mezzo, male Yoshida nel rinvio, Gervinho dietro per Kuzka, il piattone, Colley allontana sulla linea, prima chance per il Parma dopo 13 minuti. Sbaglia tutto Yoshida, poi rimedia Colley sulla conclusione di Kuzka. Il recupero a centrocampo di Cornelius che apre per Gervinho, può partire in velocità Livoriano, mette le marce alte, la sterzata su Candreva, cerca spazio per il destro, lo prova e centra il palo. Altra opportunità per il Parma con il palo di Gervinho. Candreva, uno contro uno con Conti, cerca spazio per il cross, rientra sul destro, la mette dentro, Cornelius non allontana, palla buona per Yoshida che si fa perdonare, porta in vantaggio la Samp, primo gol in Serie A per Maya Yoshida che dopo l'errore in avvio rimedia così con il gol che manda davanti la Samp dopo 25 minuti. L'appoggio di Jacoponi, Hernani, sbaglia il tocco, ne approfitta Ramirez, lo scippo, il suggerimento per Keita Balde che va via Jacoponi, incrocia il sinistro ed è raddoppio per il Doria. Terzo gol in blu cerchiato per l'ex Lazio, il primo lontano dal Ferraris, 34 reti per lui in Serie A, 2-0 Samp. Gran parte del merito a Ramirez che recupera il pallone su Hernani, poi lo appoggia per Keita Balde che non sbaglia col mancino. Lo scambio Ramirez, l'apertura a sinistra dove può correre Augello. Bella la frenata del 3 che mette il pallone in mezzo, l'inserimento ancora di Keita Balde, colpo di testa sopra la traversa. Il corner, palla allontanata. Prova ad uscire la Samp con Torsby, ma c'è il recupero di Grassi, il tocco per Kuzka. Calcia da fermo e va a centrare la traversa, Audero può solo guardare. Gran conclusione di Juraj Kuzka. Kuzka, lancio lungo a pescare Gervinho. In velocità, il 27 entra in area, cerca spazio, lo spunto col sinistro. Palla che attraversa tutta la porta e si perde dall'altro lato in fallo laterale. Corner di Candreva, allontana Cornelius, la gran botta di Damsgaard, la parata in due tempi di Sepe. Gran reattività del portiere del Parma sulla conclusione di Damsgaard. Grassi, tocco dietro per Caramo, restituisce all'otto, prova il cross, allontana di testa Berezinski, si coordina Kuzka, la risposta di Audero, ma che tiro per Juraj Kuzka. La Samp passa al Tardini e centra la terza vittoria nelle ultime 4 partite. Il Parma resta quota 13 ed è penultimo.